Guarda, mi aspettavo qualcosa in più, più dal lato caratteriale, no? Io ho detto ai ragazzi che questo tipo di partite dobbiamo affrontarlo senza nulla da perdere. Maggior ragione però bisogna giocare a palamano. Io credo che oggi abbiamo fatto forse eh, la più brutta partita dell'anno insieme a quella che abbiamo fatto a Sassari eh, contro un avversario chiaramente fortissimo e anche quello per cui, il motivo per cui abbiamo giocato male. Però io penso che oggi c'è poco da salvare, forse i primi 5 minuti. La reazione abbiamo avuto nel secondo tempo: i primi 5 minuti. Eh, voglio parlare proprio dei ragazzi di settimana. Gli parlerò di questa, sul lato caratteriale perché non mi è piaciuto come hanno approcciato la partita. Provato a caricare il gruppo anche soprattutto su uno dei primi time out con vemenza, con però insomma l'esito poi non è stato quello che magari ti auspicava. Sì, sì, a volte io provo a dare una scossa anche morale, mentale, perché io so che loro ci mettono sempre tutto, oggi mi sembrava che, che non, non tutti avessero voglia al 100% di giocare, forse mi sbaglio io perché ripeto quando giochi con un avversario tanto più forte di te poi è dura ogni volta essere fermati e stoppati, però in attacco alla fine 30 gol li abbiamo fatti, quindi vuol dire che abbiamo spinto, abbiamo tirato, siamo andati dentro senza paura, poi eh, il tiro si sbaglia, non è un problema. In difesa invece su 47 gol oggi sono mancati i nostri principi, non abbiamo fatto gli anticipi delle posizioni sul pivot, ci siamo fatti fregare in molte occasioni, è chiaro che ripeto il divario di età, di esperienza si, si, si è notato tutto oggi in campo e il Fasano ha vinto stra meritatamente. Superate due corazzate, cioè Conversano e Fasano, ora una squadra alla vostra portata, il Carpino. Ma sì, ho detto proprio questo ragazzi, ho detto che devono resettare subito questa partita, dobbiamo studiarla per imparare dagli errori, ma poi ci dobbiamo rituffare con una squadra tra virgolette alla nostra portata, che comunque è una squadra che non vorrà perdere, che è una squadra che vorrà vincere e ci terrà a fare bella figura contro di noi e quindi noi dobbiamo preparare al meglio, svoltare queste due partite durissime sulla carta e sul campo che sono state Conversano e Fasano e riprovare a tornare. A giocare la nostra palla mano, poi ripeto: del risultato come al solito, eh, relativamente mi interessa. Io vorrei vedere i ragazzi giocare la nostra palla a mano con i nostri principi. E poi se questo avviene, io sono contento e i ragazzi sanno di aver fatto bene, a prescindere dal risultato. Oggi, purtroppo, non è stato così. Vito Fovi, arrivano due punti in più nella classifica per il Fasara. Insomma, un altro passettino avanti nella rincorsa alle alte sfere di questa classifica. Sì, per noi era fondamentale vincere oggi perché, appunto, per i punti. Per rimanere agganciati alla, alla parte alta della classifica, eh, ci siamo concentrati tantissimo anche questi giorni, l'abbiamo cercato di preparare al meglio perché sapevamo delle insidie di questa partita, che in parte si sono comunque rilevate: nel senso la loro velocità, loro, la loro propensione a fare un gioco veloce, che se non stai attento e concentrato ti mettono in difficoltà. Voi venivate da una sconfitta di misura con la battistrada di questo campionato, con il Brixen, però insomma è un campionato molto equilibrato questo, no? Ma uh, sì, è molto equilibrato in tutte le parti della classifica, io ritengo Bressanone e Conversano obiettivamente con un roster superiore alle altre, ma dietro c'è una grande bagarra per gli altri due posti dei playoff. Campionato bello da seguire comunque e da giocare. No? Sì, sì, molto bello, molto avvincente proprio per questo equilibrio che rispetto agli altri anni c'è e rende ogni partita interessante. A proposito, questo tuo passaggio dalla porta alla panchina com'è stato? Ma eh, ad allenatore ti stressi molto di più perché prima devi pensare solo al tuo gioco, alla, alla tua performance, adesso devi cercare di pensare a tutti e non è facile eh, stare dietro a tutte queste teste. Tuo giudizio su questo progetto federale, questo Campus Italia che partecipa alla massima serie? Ma Per me è sicuramente un progetto molto interessante, molto valido, perché comunque, a prescindere dalle sconfitte, i ragazzi scontrandosi con gente più forte, più grande inevitabilmente crescono visto io seguo quasi tutte le partite ho qua, visto quasi tutte le partite anche del campus eh, dall'inizio ad oggi è completamente un'altra squadra è più matura è più, crede più in se stesso e si vedono i miglioramenti del lavoro comunque di Maione di Trillini che lavorandoci quotidianamente si vede Insomma, un progetto del genere ti avrebbe fatto comodo anche ai tuoi tempi quando hai cominciato a calcare le maglie della nazionale via di sì sì noi non abbiamo mai avuto queste possibilità perché eh, erano altri tempi sicuramente ma questa è veramente un'occasione unica per i ragazzi per poter crescere per diventare giocatori diciamo subito che forse non è stata una delle più belle partite del campus quest'anno vero no assolutamente no secondo noi già abbiamo parlato un po' sia con Maio allenatore che con il resto della squadra e abbiamo perso troppi palloni errori un po' stupidi possiamo dire quindi ci ha penalizzato questo, secondo me i palloni persi in attacco i loro contropiedi ripartenza veloce perché erano omicidiani in questo, eh, quindi dai ora eh, cercheremo di lunedì di ristudiare la partita, vedere tutti gli errori fatti e poi concentrarci da subito e allenarci bene per sabato prossimo che andiamo a Carpi come avete affrontato nell'ordine due finaliste della passata annata prima Conversano e poi Fasano due avversari sicuramente difficili da affrontare ora però avrete un avversario che è un po' più alla vostra portata insomma il Carpi è una squadra contro la quale ci si può giocare la vittoria della partita sì sì esatto, prima abbiamo beccato Conversano e già lì abbiamo visto la tanta differenza che c'è con squadre del genere e lo ribadisco anche oggi contro il Fasano il Fasano è una delle candidate comunque secondo me nei playoff ci sta tutta e quindi sì, poi sabato prossimo andiamo a Carpi e proveremo a fare le stesse partite che abbiamo fatto con Rubiera, magari anche Romagna, per provare diciamo, a tornare a casa con il bottino pieno. Alessandro Leban, due punti più in classifica per il Fasano, insomma è stata una gara che è scivolata via sulla carta diciamo, facilmente? Eh, non sono esattamente d'accordo, nel senso che il primo tempo è stato caratterizzato sì da un nostro iniziale break, eh, ci siamo portati subito avanti, però il campus è stato bravo eh, a, a rimanere dentro la partita e nonostante il primo tempo sia finito con un discreto scarto di reti, comunque non era già conclusa. Nel secondo tempo siamo comunque andati avanti per un po' con questa differenza e poi alla fine siamo riusciti finalmente a fare quel gap in più per rimanere tranquilli fino alla fine della partita. Sanno che punta un campionato di vertici, insomma, dichiarato già dall'inizio di questa stagione, ma ci sono anche tanti avversari che vorrebbero fare altrettanto. No? Sì, siamo 6-7 squadre che lottiamo per i primi quattro posti, quindi si vede, si vede ogni giornata, c'è una sorpresa o comunque una conferma, in casa vincono quasi tutte, si fa fatica in trasferta. Eh, si può perdere punti contro chiunque, infatti sono veramente contento oggi di questa nostra vittoria, poteva essere una partita più complicata di quello che è stato alla fine e con qualche insidia in più non ho, infatti noi siamo arrivati un po' in deficit sia di giocatori, alcuni un po' che hanno appena recuperato da qualche giorno di malattia, quindi siamo soddisfatti.